Salve a tutti amici del MotoGP Italian Riders, bentrovati con il quarto round della Sprinter League Circuito di Catalunya. Questa sera in cabina di commento, insieme a me, i due piloti della Talent League, abbiamo il buon Valex 3000. Ciao Valex. Ciao a tutti, buonasera. E Madhouse 088. Ciao Mad. Ciao Fra, buonasera a tutti. Perfetto, allora finisco di postare la roba su Instagram e vi aspetto direttamente all'ultima curva per andare un po' a presentare il circuito di Catalunya. 4,7 km per un totale di 16 curve, di cui 9 a sinistra e 7 a destra. Mettiamo i piloti qua che passano. Arrivo anch'io, eh. Sì, io sto all'ultima chicane. Io sto a fare la pista vecchia. Chicane che da quest'anno se ne andrà finalmente, tornerà il curvone a destra dopo alcune modifiche alla via di fuga. Finalmente, tra l'altro. Sì, finalmente. Però curva 9 resterà ancora quello spigolo bruttissimo. Molto, vabbè, molto, dai, molto brutto. Però ci accontentiamo, dai. Direi di andare, allora. E andiamo dunque. Vai. Sul rettilineo di Catalunya, rettilineo che tra l'altro è uno dei più lunghi del mondiale. Io sinceramente non me l'aspettavo, probabilmente dall'impressione di essere corto, perché si esce molto molto forte, si frena allora ad inizio cordolo e si scala fino alla seconda marcia destra e poi sinistra, e si conclude il T1, davvero settore brevissimo, lunghissimo, curvone a destra, tutto in appoggio, curva 3, davvero molto molto bella da affrontare. Magari non sull'erba, si arriva alla frenata di curva 4, si frena a occhio probabilmente alla riga bianca, si cerca di stare più attaccati al cordolo possibile per affrontare al meglio quella che è curva 5, piccolo tornantino in discesa che ci proietta verso un punto molto difficile della pista. Ricordiamo i limiti cordolo e linea bianca, i limiti sono fondamentali proprio qui in questa chicane, perché come vedete il tappetino verde al loro interno non è utilizzabile. Si sale poi, ancora curvone a destra, piccolo allungo, e arriviamo dunque alla prima modifica del circuito. Eccola qui, staccata di curva 9, si frena prima rispetto agli scorsi anni. Piccolo richiamo verso sinistra, cambio di direzione a destra per questo tornantino lungo. Salutiamo qui ovviamente il buon Luis Salom e arriviamo a quella che è la chicane prima dell'ultima curva, che si affronta o in seconda o in terza marcia a discrezione di piloti. Si arriva infine sul traguardo, ovviamente non andiamo a far segnare il tempo e andiamo subito a vedere i primi tempi. Invece in questo momento Luigi davanti a tutti in 1:37.940, soli 16 millesimi Ivan, soli 50 millesimi Davide, più staccati Andri e Timo rispettivamente a 8 decimi e a 4 secondi e 2. Beh, tempi che sì, si possono nettamente abbassare. Sì, ricordiamo che è una pista comunque molto difficile, dove è semplice sbagliare. Infatti abbiamo avuto subito la prima caduta del turno, che è stata di Timothy, che giustifica anche l'ampio distacco che si è preso. E soprattutto per via dei cordoli è semplice cadere, perché sono i classici cordoli a ventosa che appena passi sulla linea bianca praticamente ti attraggono e spesso ti mandano in terra. Quindi bisogna stare molto spazio attenti. Temporale. Sì, le fantastiche, vabbè, niente. E quindi è comunque una pista dove bisogna sempre mantenere la concentrazione altissima a ogni curva. Come vedete nel frattempo Adrian, penalità, partenza in ultima posizione per lui, visto il quit nello scorso turno, tempo superiore 2 minuti e 30 per il pilota spagnolo. Ancora senza tempo invece Erfra e Vindex, attardati rispetto al solito, soprattutto Vindex, molto metodico nelle sue qualifiche. Chiede nel frattempo Vassels, when the MotoGP 18 will come out, you will do a championship of a championship of course, right? Yes, of course. 37.8, Timothy. Si porta davanti a tutti Timo. Mentre io colgo l'occasione, tra l'altro, per ricordare quella che è stata la pole della
Talent League, poll targata Mark Vale 2846, attuale leader del mondiale in quello che è 1:37,656. Difficile che venga battuto stasera, ma non impossibile. Voi che ne pensate? Diciamo che Mark Vale è stato veramente in palla in Catalogna. È stato davvero un gran tempo, 37,6, che poi ha quasi replicato in gara. Infatti ha fatto, mi sembra, 37,7 in gara. Ivan si prende la pole nel frattempo da 33 millesimi a Timo. E quindi è praticamente un tempo da sprinter quello fatto segnare da Mark Vale. Secondo me comunque i ragazzi della sprinter potrebbero scendere, ma sarà veramente dura perché diciamo quel tempo è stato davvero un grandissimo giro per Mark Vale. Molto curioso sarà anche confrontare per capire un po' il livello della gara della Talent, confrontare il tempo finale appunto della gara con quello che sarà il tempo finale della Sprinter League, per vedere un po' il buon Mark, che praticamente dal primo giro ha avuto pista libera, ha concluso i 10 giri in 16 minuti 26 secondi e 333 millesimi. Andremo poi a fine gara a fare questo piccolo confronto, quindi mi raccomando, tenetelo bene a mente. Si inserisce anche il Pra, intanto quarta posizione a 1,5 dalla pole di Ivan, mentre Vindex è l'unico a non aver fatto ancora segnare il tempo, quando ormai manca 3 minuti e 30 più o meno alla fine della sessione, quindi diciamo a due tentativi forse Vindex più o meno. Sì, molto strano tra l'altro per Vindex. Ci vogliono tra l'altro 40 secondi da quando si spawna per passare sul traguardo, quindi sì, punto di spawn molto lontano rispetto agli altri circuiti. Quasi metà giro. Passa in questo momento Vindex 250 millesimi e con 250 millesimi di ritardo si è sesti, giustamente. Davvero molto competitiva questa sera la Q. Sì, sono tutti davvero attaccatissimi, un po' più staccato Henry, che comunque secondo me se riesce ad assemblare il giro può anche avvicinarsi ed entrare nel gruppo, eh. Non è da sottovalutare Henry. I distacchi in qualifica sono corti, ma sono corti anche nella classifica del campionato, perché abbiamo 4 piloti in 3 punti e 6 piloti in 11 punti. I primi 4 abbiamo Luigi e Davide a pari punti 50, poi Ivan e Timothy a 47, Vindex quinto a 42 punti, Andri sesto, a sorpresa, forza di quarti e terzi posti, a 32 punti. Più staccati invece Erfra, che è l'unico che non è salito sul podio in queste prime gare di sprinter, e poi Adrian a 27 punti. Perfetto, bravo Valex con queste statistiche. Nel frattempo sono in 50 millesimi racchiusi nella prima fila. Andri mi pare abbia leggermente diminuito il suo distacco, in questo momento è a 5 decimi abbondanti, probabilmente ultimo tentativo per tutti da adesso in avanti. Sì. Ovviamente se ci si rilancia adesso non si hanno più tentativi, e mi pare intorno ai 2 minuti e 06, addirittura 07 si doveva rilanciare per riuscire a far segnare un ultimo tempo, che è veramente tanto, eh? 40 secondi sono tanti, e soprattutto magari uno fa un errore. 37,5, eccolo. Aia. Eccolo Ivan, Luigi eccolo secondo Ivan, 217 millesimi. Si è pensato lui ad abbattere la pole di Mark Vale, che comunque con il suo 37,6 partirebbe secondo, quindi davvero pessimo non è stato il suo giro, diciamo. E vediamo se a questo punto Ivan ha finito la qualifica. Sì, anche Luigi. Sia Ivan che Luigi. Fa. Vediamo se ci sarà un assalto magari di Timothy, che mi è sembrato molto competitivo, anche Davide potrebbe. Anche se 37,5 è veramente un tempone. Sì, sì, tempone assolutamente. Io mi aspettavo magari un 37,6, ma addirittura un 37,5. Mamma mia, giro perfetto di Ivan. Assolutamente, Ivan che galvanizzato dalla vittoria, dall'ultima posizione alle Mans, vuole fare il back to back qui in Catalogna. La sarebbe davvero. Mamma mia, ha recuperato 7 posizioni nei primi metri e vuole fare assolutamente il back to back anche per ribaltare la classifica, perché qui praticamente con tutti così vicini ogni piccolo errore può costa davvero tantissimo, può essere un grande cambiamento in classifica.
Ultimi 15 secondi. Vediamo se passa qualcuno. Eccolo, Timothy, stesso tempo di oh, Ivan. Stesso tempo. L'avevamo detto. Mamma mia. Incredibile, Timothy, 37.556 anche per lui. E partire che... davanti allora, probabilmente. Di solito è così, 50 millesimi. Che è successo in quest'ultimo minuto? Paul per Timo e Ivan, no, se la prendono insieme, dai. 1.37.556 dei due compagni di squadra, tra l'altro. Vindex segue al terzo posto a 50 millesimi, quarto Luigi a 2 decimi, quinto Davide anche lui a 2 decimi, sesto Erfra a 3, settimo Andri a 8, staccato Adrian 1 minuto 02 466 per il pilota spagnolo. Che tempi. Mamma mia, che è una prima fila assurda. Chi partirebbe in pole così, Timothy o Ivan? Perché sappiamo Timothy, che c'è Timothy. Tipo un bug. Ecco, quindi partire un po' il Timothy. Allora, io penso che perché esatto. Dovrebbe essere c'è tipo quello che lo fa dopo. Però sì, vediamo. È un punto interrogativo sto gioco, è sempre un punto interrogativo. Prima parte davanti, però vabbè. Eh sì, però il gioco ha una filosofia diversa, dai. In realtà è difficile che due piloti fanno lo stesso tempo in qualifica, nella realtà. Vabbè, però... voglia. Vabbè, un pronostico tattico per questa gara. Speriamo il podio. È impossibile secondo me prenderci. Io però... vi lascerei la parola. Allora, io primo, di perché... podio vado su Ivan, Luigi, Vindex. Io Luigi Vindex. Io dico Ivan, Vindex, Timothy, però non nelle posizioni in cui li ho detti. Secondo me questi tre andranno sul podio, ma non mi prendo la responsabilità di indovinare esattamente le posizioni. Perché Alex, è troppo vicini tutti, veramente. Io dico Ivan, Timothy, Luigi, però capirai, vanno al millesimo. Giro ovviamente la domanda anche alla chat. Mark dice Ivan, Vindex, Timo, mentre Vinci spara il podio di Erfra. Vediamo un po' potrebbe dunque. Potrebbe anche essere, va molto forte qui in Catalogna. Vediamo. Ci siamo, griglia di partenza, si accendono i quattro semafori rossi e si parte, inizia il quarto appuntamento della Sprinter League qui a Catalogna. Non parte perfettamente Ivan, mi pare di vedere, dovrebbe essere lui. Si arriva alla staccata di curva 1. Con Andri in ultima posizione, in questo momento qualche contatto là davanti con i primi due piloti che mi sembrano in fuga. E no, era Davide allora che non è partito, no scherzo, era Vindex il rosso che non è partito bene. Partiva infatti dalla prima fila, terza posizione, in questo momento è ultimo il pilota siciliano. Primi due sì, in fuga, sono... terzo Luigi essere... e quindi i primi due sono Ivan e Timo. Ivan e Timothy, penso sì. Di sì, perché hanno anche la stessa livrea, quindi sono i due compagni di squadra. Vindex che deve rimontare comunque, è partito male, e è difficile anche con un passo così simile per tutti. Sarà una gara sì. Secondo me davvero bella e vincerà chi sbaglierà di meno, come sempre. I primi due stanno cercando di fare subito una scrematura. Hanno preso, non lo so, 20 metri in più rispetto al terzo. Vediamo, magari l'essere compagni di squadra potrebbe aiutarli in questa occasione. Sì, devono sicuramente essere intelligenti nel sorpassarsi o nel non sorpassarsi. Poi magari risultiamo monotoni, però io voglio sempre dirlo, ma immaginate... Mamma mia, come ci passano vicino, un errore di... Adrian dovrebbe essere. Sì, Adrian è in ultima posizione largo. In questo momento. E attenzione perché il terzo si sta attaccando ai primi due e ha subito creato una grande scrematura nei confronti del resto del gruppo. Il terzo è Luigi che segna il giro veloce da fermo in 41,8. Non so valutare sinceramente perché da fermo è molto sì, difficile. Sì, sono i primi tre in fuga in questo momento. Grande lotta! Mamma. Dei piloti sull'erba, attenzione! Vindex! Vindex! Ha fatto un po' di erbone per Vindex! Gara tutta in salita per lui. Partenza difficilissima, dovrà rimontare, mamma mia, vanno tutti larghi e i primi tre a questo punto devono essere intelligenti, non devono darsi fastidio perché devono
capitalizzare il più possibile queste scaramucce. Hanno il pollo in tasca. Pare invece che Timo Divi e Ivan si stiano sorpassando. Boga Luigi anche. È entrato Luigi intanto. Luigi primo, attenzione. Addirittura primo. Non riusciamo a distinguere perché gli altri due hanno la livrea uguale, quindi l'unico che ha la livrea diversa lo vediamo. Guarda, io dato che non sto, mi sto tenendo a distanza di sicurezza, proverei a seguire questo gruppo in lotta per la quarta posizione. Sì, io mi fermo invece, curva 4. Ancora Ivan su Timothy. E ovviamente anche Vindex, Luigi. Vindex sta andando aggressivissimo su tutti i cordoli, sta rischiando di cadere ad ogni curva. E ormai... Allora, il quarto non mi sembra troppo lontano rispetto ai primi tre. Non so chi sia il quarto, però si sta avvicinando intanto un errore di Andri, dovrebbe essere. Lo passa Vindex. Viene passato da Vindex, vediamo i passaggi sul traguardo, sarà molto interessante vedere i tempi, 38 e 3, i tempi sono alti, molto alti. Che non stanno sicuramente favorendo. Attenzione, pilota largo. Lungo, pilota lungo che deve tagliare. Si tratta di Davide. Potrebbe bella essere domanda. Potrebbe essere dalla livrea, mi sembra lui, perché qui c'è esatto Henry Vindex, quello là non capisco chi sia quattro, fra 4 con Ivan che cerca l'interno, passa sul cordolo a panino fra Timothy e Luigi e miracolosamente non cade, non so come abbia fatto, ma è stato davvero terrificante da qui vederlo. È saltato sul cordolo, fa tutta la traiettoria sopra quella montagna. Madonna, dovrebbe essere il fra quarto allora. Sì, ma ragazzi si stanno ricongiungendo, sono tutti più vicini ora rispetto al giro. E perché se le danno i primi tre? Sì, si sta formando un serpentone. Attenzione allora. Non è del tutto finita anche per piloti come Vindex, che hanno avuto un inizio catastrofico, perché in questa fase della gara, quando siamo al terzo giro, c'è un piccolo ricompattamento che viene favorito da questa continua bagarre, come vedete lì in basso a sinistra, dei primi tre, che ricordiamo sono Ivan, Timo e Luigi, che si scambiano ripetutamente la posizione. Si sono riuniti tutti, attenzione allora, perché sarà una gara di gruppo. Vediamo un po', perché a ogni giro in teoria qui qualcuno arriva largo, stavolta tutti precisi. Henry tira una scodata pazzesca alla Stoner, è uscito dalla chicana, sta faticando Henry, non sembra avere il passo del resto del gruppo. 38 e 3, davvero alti. 37 e 8 di Erfra, che si avvicina. Già prende, interessante, attenzione, prende mezzo secondo caduta, in un solo giro. È caduto Luigi? È caduto Ivan, che si trova in ultima posizione. Incredibile, forse un contatto comunque, perché è caduto proprio in mezzo alla curva e non mi sembra che abbia toccato cordoli, non vorrei farlo. Erano appesi al filo, facevano delle entrate davvero al limite. Giù Adrian! Altra caduta! Adrian giù. Adesso c'è il primo, che è Timothy, che ha un mezzo secondo di vantaggio su Luigi. Però Luigi ne ha, Con questa caduta di Ivan, secondo me, il gruppo si è molto scremato, anche con la caduta di Adrian, infatti ci sono ampi spazi tra un pilota e l'altro. È fra terzo in questo momento. Dovrebbe esserci Davide invece quarto, con Vindex quinto. Adrian sta faticando tantissimo, ragazzi, potrebbe aver danneggiato la moto, perché arriva largo ad ogni curva, la moto è scorbutica e io temo di dover abbandonare anche lo spettacolo, perché non potendo superare Adrian comunque mi perdo un po' quelli davanti, dato che Adrian è molto distante. Quindi vediamo Timo in fuga. A questo passaggio Timo in fuga in questo momento, poi Erfra e dietro di lui Luigi, quindi Erfra secondo, Luigi terzo. Ora come ora ci sarebbe Timo in testa al mondiale, Timo che era a soli 3 punti da Luigi. E tra l'altro nella caduta Ivan e Adrian hanno perso davvero tanto. E attenzione, perché Timothy ha già vinto una gara quest'anno, quella di Austin. Esatto. E potrebbe essere, credo, il primo pilota a vincerne due quest'anno. Esattamente, sì. In sprinter sicuramente. Sì, in sprinter sì. Non ci aspettavamo ovviamente. Ah, giù Davide! Davide. No. Ah, Davide no! Giù anche strano Davide. Vedere una caduta di Davide. Strano si davvero. Sta scremando il gruppo. I primi tre sembra che stiano andando via. Non so
la mia visuale non è ottimale. Sì, mi sembra che ci sia un gruppo dei primi tre, poi altri tre e poi gli ultimi due, che credo siano a questo punto Davide e Adrian. Eccoli, io li sto aspettando al tornantino. È la gara di Luigi e di Timo Eccoli. questa. Punti Timo, ti distacco. Il terzo è importanti nel Erfra. mondiale. Erfra secondo con Sì, Luigi il terzo. terzo è Ah, Erfra. Erfra secondo. Vabbè, Ah, insomma, sono secondo. insieme per la seconda posizione. Ci sono E stati dei Timothy non sorpassi. è che sia così lontano. Passa Eccolo, adesso Luigi su Luigi. Erfra. Attenzione, perché tutto questo potrebbe avvantaggiare Timothy. Appena qua si prende un mezzo secondo, è difficile per quelli dietro rimontare, dato il gap minuscolo che c'è tra tutti i Erfra, piloti. l'ultima curva su Luigi. Che risponde Che subito. risponde? Non so se Luigi sia così contento di Ivan. giocare con Erfra. È partito il comeback di Ivan, ha passato Henry e quindi si trova ora in quinta 30 posizione. metri? 35 e 6. Tempo eccezionale per il pilota romano. Già. Raga, per seguirli non è facile, so. No, Abusando perché di qualche taglio. quarto sui 10 round previsti e fino a questo momento colpaccio di No, niente. Timothy e di Luigi. Vindex è tornato Vindex. Ah, No! Luigi! No! No! No, Luigi, no! Incredibile. È crashato! È ricaduto Ivan anche! Lo Sta stavo succedendo di dicendo, avevo visto tutto! un pilota Cosa sta largo succedendo? alla 4 e a questo punto potrebbe essere stato il crash di Luigi. No, No! Luigi, che Colpaccio crasha. Timothy! Timothy, che Attenzione zitto, allora, ancora in prima perché posizione. il Erfra è gruppo si attaccato però. sgrana notevolmente ora. Adesso si potrebbe creare una coppia per la vittoria. Però non lo so, Timothy ha quel margine di vantaggio che non permette l'attacco a Erfra. Peccato Allora, io sono al sesto Luigi, mamma giro, mia, che quindi loro stanno colpo. andando per il settimo. Mi fermerei perché ormai. Che disastro. Che Diciamo che capisco disastro. Luigi, so cosa significa crashare in gara. Penso Specialmente quando sei in deve posizioni doler. importanti. Ovviamente quello era scontato. Lotta fra Ivan e Davide ora per le posizioni di rincalzo. È È importante qui davvero perdere meno particolare punti questa gara, possibili raga. su Timon. Pensa Sarà stiano divando un interessante po' tutti vedere e chi fra scala lì il suo primo dietro. podio. Sarà interessante vedere anche la classifica a fine gara, perché sicuramente ci sono stati dei grandi cambiamenti. Erfra che Beh, ci dovesse sarà un grande vincere. allungo di Timothy. Dovesse vincere Erfra rientrerebbe Luigi, sì. assolutamente nella lotta. Sì, c'è una bella lotta fra Ivan e Davide per la quinta posizione, se le stanno dando. Adrian non sembra riuscire a tornare. Sì, in realtà sta tornando perché se le stanno dando ad ogni curva, praticamente c'è un sorpasso ogni 5 metri, quindi Adrian si è avvicinato. E terzo E chi lotta c'è? Timothy, Timothy e Henry Fra terzo. sono appiccicati fra cerca con i denti di riattaccarsi per poter provare magari in curva 1 con la scia. Il distacco è Fra più o meno sempre quello. Stanno spingendo. potrebbe tentare il colpaccio, perché ricordiamo ha fatto la pole a Le Mans e in gara è arrivato quinto, se non sbaglio, qui potrebbe lottare per la vittoria. Spero per lui che comunque la voglia di vincere non lo freghi, perché specialmente qui in Catalogna, come detto, è molto molto semplice. Secondo me comunque arriveranno dei giri record ora, Non sono sicuro, però potrebbero arrivare. Bisogna vedere le gomme come sono stressate. Mamma mia, è aperta, è ancora aperta. Per Primi due in la fuga. vittoria. Vorrei un Mamma mia. attimo capire chi è terzo. Ah, qua forse si dovrebbe leggere il nome in curva 13, Io sono al 14. Terzo a questo tornantino punto in potrebbe discesa. essere Henry. Allora, Perché Timo ed quali Erfra. sono. Terzo Allora, quindi sono davanti a Vindex. me. Terzo Vindex, quarto Vivo. Henry. Ah, Vindex, è vero.
che rimonta Vindex. Anche lui recupera punti importantissimi su Luigi e su Ivan, ma in questo momento è Timo che sta scappando nel mondiale. Attenzione perché Davide e Ivan e Adrian stanno, secondo me, aumentando il ritmo, perché si sono messi in testa di andare a prendere Henry, che non è poi così lontano. Penso sia un secondo e mezzo davanti al leader di questo gruppo. Timothy e Fra. Mentre Mad siamo all'ottavo giro ora. Timothy ha preso qualcosa. Mad? Sì? Siamo all'ottavo giro? Sì, i primi stanno iniziando il nono. Ok. Io direi che l'ultimo giro posso anche seguirmelo. Ma sì. Allora, Ivan si è allontanato, scusate, Davide si è allontanato da Ivan, che sta subendo la pressione di Adrian. Arriva l'attacco del pilota spagnolo all'interno in curva 1, poi va largo, forse tagliuzza un pochino, niente di comunque troppo rilevante. Ivan si rifila subito alla 3 e a questo punto Davide è molto avvantaggiato. Davide che sta cercando, secondo me, di andare a prendere Henry, che comunque sta imponendo un buon ritmo in queste ultime fasi di gara. Ivan dentro ancora alla 4, bella lotta tra i due. Vediamo, vediamo se che... Fra avrà margine per prendere Timo. Quella che è la sesta posizione qui dietro, intanto, la bagarre. E comunque sono sempre punti importanti, perché in un campionato così aperto ogni punto è fondamentale. Vediamo, secondo me Timo di... Dietro Vindex abbastanza tranquillo per il terzo posto e sono attaccati. Sembrano più vicini della minimappa, eh? Fra sì. E Timo. Sì, sì, sì. Sono davvero attaccati. Mamma mia. Eccoli. Sì, sono Franco Bollati, Cheat Guido Meda. Eccoli, all'ultima chicane. Vanno a cominciare... L'ultimo giro. E sarà un ultimo giro con la curva. Io me li vado a seguire per bene. Dell'ultima si curva. Sposta tutto a destra Timothy. Addirittura sull'Herber ecco, Fra. L'avevo detto, 37.7. Mamma mia, stanno spingendo la marda. Giro record. Va dentro il Fra, dentro la 1. Eccolo il sorpasso, il sorpasso del Fra. Ma esterno Timo, che sorpasso. Allora io ci riprova dentro il Fra. Spero che non si buttino fuori perché... Dentro il Fra alla 3. A margine per riattaccare alla 4, favore di traiettoria, lo fa e passa. Vanno larghi entrambi. Primo in questo momento il Fra, ma attenzione perché Timo c'è il vantaggio. Quando scendiamo qui a sinistra il Fra gli chiude la porta in faccia, Timo la apre e si infila lo stesso, di cattiveria. Timo davanti. Si scende giù per questa discesa e poi si risale ancora nella danza sinistra-destra. E poi ancora a destra con Erfra che insegue. Mentre facciamo passare il buon Vindex e ci stendiamo pure. Avevo letto Erfra incidente. Oh mio Dio. Ed Erfra un attimo. Davanti... Timothy a margine, Erfray appiccicato, mamma mia, gli si impenna la moto, ma non ce n'è. Timothy vince il Gran Premio della Catalogna davanti ad Erfray. Hanno fatto davvero una bagarre fantastica all'ultimo giro ed è stato il pilota tedesco ad avere la meglio. Vindex terzo davanti a Davide. No, davanti ad Henry. Davide, Adrian e dovrebbe essere Ivan il settimo. Attenzione perché comunque potrebbero esserci delle penalità, sì, sì. Che potrebbero capovolgere il risultato finale, stile Alessandro Borghese. Comunque grandissimo Erfra che si prende il podio. Primo podio stagionale. Primo podio. Dunque 8 sì, su 8 a podio, E quindi sì, tutti i piloti a podio, fantastico. Vediamo un po'. Ha vinto Timothy. Davide settimo. Per la penalità. Sì, ha preso tanta penalità allora. Mamma mia, i due leader del mondiale, uno
0 punti, l'altro ultimo. È davvero peccato. Il tempo di demo di... Quanto 16 è? Oddio, mi pare sia di 500 millesimi più lento. Andiamo ad invitare ovviamente al party i primi tre. Dunque, Timo, Erfra e il buon Vindex. Un attimo di pazienza, ovviamente. Se il PSN carica anche fa un favore. Eh sì, era ultimo dopo il contatto, era finito sull'erba. Ok, abbiamo Michael. Abbiamo anche Timo. Ciao, ciao. Allora, Timo. Ciao. Wait, before anything happens with the sound, I want to make sure that the settings are right. Ok. And for Grande Francesco, Michael, is your TV on again? Because I can hear myself in the background. No, no. Yes? Sì, fra... Eh? Non ho visto il video, però poi parliamo, proviamo. Ah, di niente. Tanto alla fine quando eravamo tutti uguali, cioè era difficile. Grazie, grazie. Mi ha fatto una bellissima gara. Perfetto, direi di partire allora dal terzo posto di Vindex, ti abbiamo visto subito Ciao a gara in tutti, salita, ragazzi. non ottima allo scatto e in curva 3, mi pare del secondo giro, eri per campi. Ah, sì, vero, vero. Nonostante ciò, Va bene, rimonta fino al faccio... terzo posto, positiva come Sì, gara, sì, sì. non tanto in classifica perché Timo allunga ulteriormente. Sì, posso... vabbè, parto terzo con un gran tempo, però mi ritrovo soltanto terzo, ho detto... Ah, vabbè. Veramente sono partito molto bene, però poi ho toccato Timo in partenza e la moto è iniziata a saltellare, come posso spiegare, e mi sono ritrovato ultimo, già alla prima curva. Poi vabbè, tra botti e altri, al secondo giro, tipo in curva 3, ero per campi, avevo dietro tipo Tefra, non so come vizioso. Infatti ho detto, ormai qualcun altro mi deve passare. Vabbè, ci sono stati dei contatti, però poi vedremo, ma non credo siano volontari comunque. Poi va bene, inizio a rimontare, passo Davide che però mi ripassa un paio di volte e poi se ne stava andando. Stava facendo credo un giro della Madonna, perché io ero molto veloce e lui mi aveva dato 3 decimi praticamente. Poi però purtroppo è caduto su un cordolo infame. Poi al quinto giro vedo una moto fare la pirouette, cioè girare. Ho detto, che cos'è? Blade Blade. Invece no, era Luigi che... Ragazzi, è stata credo la cosa più brutta, perché cioè, io so cosa significa crashare, no? E lui era pure terzo, attaccato ai primi due, quindi... secondo... Non se lo meritava. Ma poi ad esempio poi ho visto anche una caduta di Ivan, che non... è caduto 2 volte anche dietro di me, però la prima volta ho visto, non so, in mezzo ad altri, non so dire. Comunque potevo andare un po' più veloce, però per come si stava mettendo la gara, che cadevano tutti, io vedevo le cadute davanti, ho detto, no, aspetta, cioè, qua facciamo 37 alto, 38 e 0 e riusciamo a arrivare terzi. A un certo punto stavo recuperando un decimino da Francesco, però poi ho detto no, no, stavo rischiando una sorta di cadere, ho detto no, basta. Mi sono, diciamo, accontentato perché mi è andato no, no bene di più, però
Certo, se vinceva Fra era meglio. Andiamo proprio ad Fra, quindi primo podio stagionale. Finalmente tutti e 8 i piloti sono saliti almeno una volta sul podio. Dici un po' quali sono le emozioni dopo questa gara. Bravissimo, davvero Fra, e passiamo a Timo. E adesso iniziano un po' i problemi. Timo, second win this year, another podium also. You are now first in the championship. And how are you feeling? Yeah, the feeling is amazing, honestly, because this victory was kind of like awesome because it came very, very unexpected. I didn't believe that I had that at that good pace, so I think that Luigi was the favorite to win. But then I did a really good qualifying, finished classified the second. And then I got finally then I finally got a good start, unlike the other races. So I had a really good battle with Luigi in front, also with Ivan. It was really funny because we were pulling away, but we were battling all the time, back and forth, back and forth. And then finally, what happened? I think Ivan crashed. Yeah, Ivan crashed. And Francesco and Luigi were behind. And then there was some problem with Luigi in his connection, I guess. Yes, And he crashed after out from the end. that, it was just Francesco and myself. But honestly, Francesco didn't do any mistake. He did a great job. And then I think in the ninth lap, he was in my slipstream, and I thought, no. But we had a really good battle, really clean. And then in the last lap in the chicane, he almost overtook me. So it was really hard until the end. But yeah, great race. Ok, quindi complimenti davvero a tutti i piloti e Aspetta, c'è una ovviamente domanda ci per Erfra. vada. Allora, Fra, innanzitutto complimenti per il podio. E prima, cioè insomma, prima che crashasse Luigi, voi due stavate lottando, no? Sareste riusciti a riattaccarvi a Timo? Continuando la bagarre, se non fosse crashato Luigi. Vabbè, dai, A complimenti a tutti. posto, direi allora che possiamo andare in chiusura. Ancora una volta, And also, complimenti. Vada, go, Timo. also Michael was catching in the end. I think in the ninth lap I realized that
it was not only Francesco, it was also Michael. So I knew if Francesco and I were overtaking, then Michael would catch us. Luckily that wasn't the case, so. But yeah, would have been a great battle also. Will be another great battle also out in Sachsenring. Yes. Yeah, for sure. Okay. Your homeland. Home Grand Prix. Yeah, true. Maybe I will have a special livery there, something like that. Great. Ok, direi appunto che possiamo andare in chiusura. Ancora una volta complimenti a tutti i piloti, pensieri anche per il buon Luigi che purtroppo è crashato. 0 punti davvero pesanti in campionato. Ringrazio Mad e Valex per il commento e ovviamente tutti voi che siete stati a guardare questa fantastica gara. E dunque noi ci rivediamo non settimana prossima ma l'altra ancora con il quinto round di Talent Sprinter League sul circuito del Sachsenring e ovviamente in settimana con novità su MotoGP 18. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.